la fortuna di conoscere 2 anni fa il dottor Gabriele Antonini per un consulto, per un problema di... ho avuto un'operazione alla prostata, quindi una resezione della prostata e quindi con una difficoltà di erezione. E sono andato a colloquio con il dottor Antonini, mi ha convinto subitissimo. Tant'è vero che da un mese del colloquio ho deciso di fare subito l'intervento. È stata la cosa più azzeccata che posso aver fatto, perché comunque mi ha cambiato la vita. Comunque ho 55 anni, quindi sono ancora giovane, la mia attività sessuale era ridotta ormai allo zero. Adesso con questa operazione veramente sono rinato, anzi averla fatta prima sarebbe stato ancora meglio, invece di andare avanti con le punture, pastiglie e quant'altro. Mi avevano parlato un po' della protesi, mi diceva il dottore che mi ha operato, ha detto guarda che il caso tuo adesso lo puoi risolvere con le punture di prostaglandina, però dovrei comunque fare un domani fare una protesi, che non avevo preso in considerazione perché è qualcosa che sembra chissà che complicato. Invece poi preso dallo sconforto, perché neanche con le punture riuscivo più ad avere l'erezione, ho deciso, grazie comunque al dottore che mi ha operato, ho deciso di avere questo consulto ed è stata la cosa migliore. No, se non glielo dico non se ne accorgono, assolutamente, perché c'è un taglio talmente piccolo, a livello del pene, quindi non si vede assolutamente, le donne non si accorgono, tant'è vero che qualche volta me lo gonfio. Di nascosto non si accorgono, anzi dicono: ma Dio, non ti va mai giù. Quindi benissimo, benissimo. L'orgasmo, logicamente non l'eiaculazione, ma l'orgasmo forse è migliore anche di prima. Facendo un po' il furbo, è durato fino a quando ero stanco perché mi hanno detto: ma non vieni? E dicono: no, non sono venuto, vabbè, ma non importa, che non ce la facevo più. Però l'orgasmo è come prima, meglio di prima. No, non si vede niente, assolutamente. Solo a livello di scroto magari si sente la pompa per gonfiare, ma non si vede niente. No, sembra difficile inizialmente perché è una cosa nuova, dopo è talmente una cosa facile e comoda che non provoca dolore, non ha nessun problema. Antonini è grande, il consiglio del dottor Antonini, fantastico, fantastico, mi ha subito a pelle mi è piaciuto subito, mi ha messo a mio agio sia durante l'operazione sia chiarissimo nello spiegare tutto, quindi molto semplice, molto chiaro e comunque convincente. È un maestro, anche se io non l'ho visto, però da quello che sentivo, perché in fase di operazione sentivo e poi mi hanno detto che è un maestro. Sono contentissimo, ringrazio tantissimo sia il dottor Amenta che mi ha fatto conoscere il dottor Antonini, sono contentissimo e lo rifarei e dico a qualsiasi persona che ha questo problema di contattarlo, di parlare, perché è un problema che si può risolvere, però bisogna parlare, c'è la possibilità di risolverlo e ti cambia comunque la vita. Grazie al dottor Antonini e grazie a tutti. Non che anzi, vediamo se ne inventano una ancora di migliore, la cambiamo, allora te la do dentro.